sicuramente un personaggio che è uno spessore molto più, che è anche più divertente per un attore lavorare con quel materiale, quindi è un personaggio molto, molto ben scritto. Ma io devo dire che penso che Silvio abbia fatto un bellissimo regalo con questo, con questa proposta di interpretare il ruolo di Sara, perché il ruolo di Sara è un bellissimo ruolo, non ha un percorso, non ha una particolare evoluzione, anche perché è un personaggio forse già molto complesso, cioè una donna che ha già capito tutta una serie di cose, che ha già fatto una scelta importante, ha preso una posizione, diciamo, nella vita, ed è stata qui per andare a vivere in Africa e lavorare poi con quello che purtroppo è il padre morto di Andrea. E quindi niente, mi ha proposto di partire in Kenya con lui e di scoprire il Kenya, scoprire Nairobi, essere il personaggio che lo introduce all'Africa e soprattutto che gli presenta questo suo piccolo fratello, e che da quello che dice di solito Silvio, insomma, lo aiuta, è l'inizio del cambiamento di Andrea, che gli impone di assumersi una responsabilità enorme, e però lo fa appunto con ironia, con leggerezza. Riguardo a quello che abbiamo dovuto sacrificare, ovviamente in un libro c'è sempre qualcosa da sacrificare, perché altrimenti non si raccontate, i personaggi avevano delle storie molto complesse, quindi abbiamo cercato di, fin dall'inizio ci siamo resi conto che dovevamo prendere una decisione, cioè qual è la storia, chi scriviamo, quindi abbiamo scelto magari di togliere attenzione a personaggi come Tommaso, che era molto più presente nel libro, e anche personaggi di contorno per focalizzare tutto su Charlie e su Andrea. Non ci sono stati spargimenti di sangue per noi durante questo tipo di scelte, ho pianto pochissime volte, abbiamo litigato poche volte, però insomma è stato molto meditato, molto sofferto, una sceneggiatura durata un anno e mezzo, sicuramente è testimonianza di qualcosa di molto. Per quanto riguarda il resto, io non so se forse dovrei ringraziarli, nel senso che mi ha fatto Godard, magari, anche esistenzialista, magari, nel senso che sinceramente esistono film che a me interessa il processo di crescita. Mi interessa, devo dire, sia in tutti e due i film, anche in Parlami d'amore. In realtà io parlo di persone che crescono, di paura di crescere, di difficoltà nel crescere, cosa significa crescere, c'è chi non cresce, come il personaggio di Tommaso, che si rifiuta di crescere, ci sono personaggi. Le donne in questo senso hanno un ruolo molto importante, perché sono in un caso, il caso di Sara, è il personaggio che inizia l'uomo alla crescita, perché lo porta in contatto con se stesso. Nel caso di Lidia, una donna, un personaggio femminile che trovo molto bello, perché è ancora più chiusa di Andrea all'inizio della storia, Lidia. È un personaggio che ancora di più si rifiuta di guardare le sue ferite, ma che non appena la vita la mette di fronte a un cambiamento, è più forte dell'uomo e lo asseconda appunto da non voler tornare indietro a un certo punto, quando si trova a scegliere. Io credo che l'esistenzialismo, che è un parolone che può sembrare molto importante, in realtà si possa tradurre come storia di formazione. Storia di formazione, storia di crescita. I miei riferimenti sono anche molto pop, nel senso un film che, voglio dire, a parte Boy, sicuramente un film che amato moltissimo, ma ci sono gente comune,
di Robert Redford, che è un, per me è uno dei, non so, è un lume, nel senso che è un film che non si vergogna di parlare di emozione, di parlare di crescita, di affrontare il passato e di elaborarlo. L'ho detto mille volte, anche Magnolia, tra l'altro Carla ha adattato, è stato uno dei motivi per cui ho detto che lavoriamo insieme, lei ha adattato Magnolia. Sono tutte storie che raccontano il passaggio da un passato a un futuro. Crescere. Beh, il personaggio è anche molto diverso da me, cioè uno di quei, è stata un'occasione di, per un attore di caratterizzare qualcosa che non capita spesso e che richiede la massima fiducia del regista. È un grande rapporto di collaborazione, perché insomma andare a catapultarti così tanto in una dimensione più lontana si può fare solo se hai un gran rapporto di collaborazione, cioè se c'è una fiducia per cui l'attore si sente nelle capacità di affrontare una scultura di persona diversa da se stessa, che è un regalo per un attore che ama fare questo. Ci sono vari tipi di attori, a me piace molto trasformarmi e questa è un'occasione d'oro, per quanto, come dire, sia stato appunto sacrificato rispetto al libro, e anzi allora l'attore vuole ancora di più tagliarlo, dargli un'identità, un'impronta digitale forte. E insomma, credo che bene o male è venuto perché fatto bene. Per quanto riguarda il film, 3 anni sono un tempo lungo, ma non veramente. Nel senso che al di là di come venga poi il risultato, il finale sullo schermo, voglio dire, io ci metto tanto amore, amo molto questo lavoro e mi ritengo molto fortunato per farlo. Non riesco, per come sono fatto, a entrare e uscire da progetti, li seguo, li faccio miei, li macero, e sicuramente sento la responsabilità dell'esigenza di voler fare un percorso, di volermi trasformare, di volermi meritare una credibilità professionale che non passa solo attraverso appunto fortunati esploati incassi, ma attraverso la scelta di progetti ambiziosi, perché no? Beh, io sento di poter dire che l'Italia non è un paese in cui l'integrazione è avvenuta, è una realtà, è sui giornali. Voglio dire, per cui è molto importante in un periodo in cui esistono anche delle forze che tendono a rimandare indietro un flusso migratorio che cerca lavoro, speranza qui in Italia, è giusto anche parlare del fatto che questa, che l'Italia non è l'America di Obama, ma che però lo potrebbe diventare. Ciò detto, credo che il film parli più che di integrazione, di accettazione, perché più che avere un intento di denuncia sociale, nelle nostre ambizioni c'era la voglia di raccontare il processo di accettazione di tutto ciò che ci fa paura guardare. Il ruolo di Charlie è un ruolo molto scomodo, di un bambino molto scomodo, che arriva e che mostra, rivela ad Andrea, a Livia, a Tommaso i loro limiti, le loro fragilità. Accettare questo bambino significa accettare quelle proprie fragilità. Quindi